No, ma così ci vogliamo prendere proprio per il culo, eh? Ci vogliamo prendere a tutti i costi per i fondelli. Allora, notizia flash. Hanno chiuso il sito di file sharing megaupload.com e megavideo. Il solito violazione dei diritti d'autore. Perché secondo loro, tramite il servizio di scaricamento file, avrebbero perso circa 50 milioni di dollari, somma che questo gruppo Mega Upload deve assolutamente a tutti i costi pagare come multa. Insomma, e niente, si sono, insomma, sono rovinati e hanno chiuso e basta. Sono stati, o meglio dire, sono stati chiusi dagli agenti federali che hanno preso possesso dei server. Stesso discorso qualche anno fa, quando successe anche per ThePirateBay.org, BitJunkie, che è stato chiuso in Italia, oscurato, insomma. Stiamo assistendo a delle manovre di censura, oppure anche addirittura, come in questo caso, di chiusura totale di siti di semplici file sharing. File sharing, secondo cui, a loro, no, questa gente che produce appunto i film e i contenuti protetti, insomma, secondo loro questi siti provocano dei danni enormi al loro business, mentre la realtà è così semplice che a dirla viene da ridere. Nel senso, loro parlano tanto di perdite, abbiamo perso circa 50 milioni di dollari per via dei download illegali, ma io ti rispondo no. Io ti rispondo che te sei una gran testa di cazzo se la pensi in questo modo. Perché? Per un principio molto semplice, una riflessione proprio trasparente e logica. Se una persona va a scaricare un film, un gioco, una canzone, una cazzo di un qualcosa protetto dai diritti d'autore, non è che se non avesse in partenza la possibilità di scaricarlo se ne andasse fuori a comprarlo. No! Ti manderebbe a fare in culo con questo perdito medio, capito? Quindi la perdita, la mancanza di profitto non c'è effettivamente stata, perché quello lì di principio non avrebbe acquistato il prodotto in questione. Quindi se te lo scarica, cosa vuol dire? Vuol dire che avete perso? Cioè, potevate su quella persona guadagnare una certa cifra? No! Nella maggioranza dei casi, nel 95% dei casi, no! Quello lì comunque sia non avrebbe mai comprato il prodotto a prezzo pieno. Quindi anche se pirata, non è una perdita effettiva, o meglio soltanto in minima parte, insignificante. Voi fate questa gran storia, abbiamo perso milioni, milioni qui e milioni qua. Ma c'è crisi? La gente non c'ha soldi, che ne so, 20 euro per spendere su un DVD, 15-20 euro, insomma. Oppure, che ne so, 15 euro per un disco di merda con 4 pezzi del cazzo di musica. La gente scarica, ma non è che se non può scaricare, allora comprano tutti si mettono a comprare. No, no. E poi un'altra cosa voglio dire, spesso la gente che scarica compra anche, capito? Quindi facendo queste mosse di chiusura, di censura, legali, no? Queste stronzate, prima cosa le mettete in cattiva luce, seconda cosa danneggiate la clientela che avete, che si incazza e vi manda a fanculo, capito? È una mossa sbagliata in tutti i sensi e punto. Se la gente non compra i vostri prodotti, la colpa è solo vostra, che offrite servizi di merda, prodotti del cazzo, o che sono in sovrapprezzo, oppure che c'è qualche cosa che non va, perché se no io, se apprezzo il tuo lavoro, te lo compro come segno di stima, che no, che ti voglio sopportare, ti sopporto perché vedo che fai dei prodotti che a me interessano e mi interessa che tu continui a farli in futuro, no? Quindi ti sostegno, no? Come il discorso di Serious Sam, io ho sempre comprato Serious Sam perché è uno di quei pochi giochi con le palle che merita a prescindere di essere acquistato, che poi a 20 euro, no? Però, cazzo, c'è una bella differenza tra piratare Serious Sam, che è un gioco un po' così, e piratare, che ne so, Call of Duty, che tanto c'hanno miliardi, no? Voglio dire, quindi la gente che crea prodotti di qualità andrebbero compensati e pagati, insomma. Però è inutile censurare e cercare di tamponare a bloccare tutto, perché quello non risolve nulla. Mette solo in cattiva luce e basta, fa incazzare tutti. Adesso non c'è più un megavideo, non si può guardare più un cazzo, a parte che io non lo usavo mai, preferivo usare torrent, non mi va di star lì. Insomma, però, insomma, effettivamente ha provocato un bel po' di fastidio questa chiusura e non so ora cosa succederà.
in merito a questo. So solo che la gente è molto molto incazzata e chiunque sia stato ha fatto scattare questa scintilla legale nei confronti di Mega Upload dovrebbe guardarsi il culo, perché io mi preoccuperei al posto vostro, perché c'è un bel po' di gente incazzata nera, fradicia, capito? Niente, uno dei tanti episodi, che dire, ce ne saranno altri in futuro, sono sicuro, ma per ora la chiudiamo qui e vi saluto. Ciao!